al solito è un'attività di indagine questa che è partita dal rumors che si crea in alcuni ambienti e in alcune situazioni. Chiaramente noi dal rumors che arriva al nostro orecchio cerchiamo di capire quanto ci possa essere di vero e quanto ci possa essere invece di inventato, come purtroppo spesso avviene. Quindi abbiamo iniziato un po' di attività perché avevamo saputo che ci è arrivato l'orecchio che in un luogo, in particolare nella zona di Villa Dose, c'era qualche pianta strana che agli occhi anche dei profani sembrava un po' messa lì a caso e dava un po' nell'occhio. In realtà era più di una pianta. Dove? E anche Villa Dose. Che zona? Campania. Tra Villa Dose e Campi. Esatto. In Campania. In Campania sì, beh, certo, certo. I campi. No, in mezzo ad altre culture. Adesso vi spiego. E quindi praticamente cosa meglio di un sopralluogo poteva confermare quelle che erano aspetti. Infatti siamo andati sul posto e abbiamo verificato l'esistenza di piante di marijuana anche avanti nella crescita. In realtà tra le più alte c'erano anche piante di 3 metri, arrivavano fino ai 3 metri. A quel punto dovevamo un attimo capire chi potesse essere che coltivava queste piante e qual era lo scopo. Naturalmente molti accertamenti ancora dovremmo finirli, dovremmo verificarlo, però abbiamo fatto una serie di appostamenti, di verifiche e vi garantisco che appostamenti del genere possono durare anche ore e ore e ore, perché non è escluso che il soggetto possa andare magari una volta ogni 3-4 giorni, per cui l'importante era capire un attimo i suoi movimenti. E così è stato, per fortuna. Primo sopralluogo quando l'avete fatto? È una settimana fa, vero? Ho fatto un'indagine percettissima. Sì. Abbiamo capito chi poteva essere che armeggiava lì all'interno della zona dove avevamo trovato queste piante. E poi chiaramente una serie di accertamenti, di informazioni e quant'altro, abbiamo avuto la certezza che il soggetto fosse lui. Abbiamo deciso di intervenire e ieri mattina siamo entrati in casa. Devo dirvi subito, devo essere a tutta onestà, il soggetto non ha assolutamente posto resistenza e per certi versi ha subito praticamente ammesso gli addebiti. Sì, quindi, certo. Anzi, nella perquisizione che abbiamo fatto abbiamo avuto nessun tipo di ostacolo e abbiamo rinvenuto piante già tagliate di marijuana. In realtà sul posto avevamo trovato, quando avevamo fatto gli appostamenti, avevamo trovato delle piante. Nell'ultimo in particolare le avevamo trovate tagliate e ne era rimasta una sola. In realtà in casa abbiamo trovato quelle che erano state tagliate.